174 paesi in collegamento per la partenza del Giro d'Italia in Piazza del Plebiscito, ad accogliere 23 squadre e 207 ciclisti di 54 diverse nazioni. È la presentazione della 96esima edizione del Giro, che parte da Napoli dopo 50 anni ed è anche un modo per mettere in primo piano la bicicletta. L'immagine della bicicletta ormai si associa a questa amministrazione, che ha voluto cominciare a parlare di mobilità sostenibile, di rispetto dell'ambiente, di rispetto della salute. È un mezzo che fa risparmiare, che fa scoprire la città, la fa amare, ne fa conoscere i problemi in modo da denunciarli ed affrontarli, e quindi questa è un'altra sfida che vinceremo. Dopo quello per la Coppa America, il weekend fa registrare un altro record di presenze di turisti e visitatori, come certificato da Federalberghi e dai transiti per l'aeroporto di Capodichino, quasi il triplo rispetto al periodo pasquale. Ancora una volta, in condizioni difficili, abbiamo messo in campo una capacità organizzativa significativa. Un ringraziamento anche ai napoletani per i sacrifici di queste ore sulla viabilità, però le immagini fanno il giro del mondo, stanno tantissimi turisti. Questi eventi servono anche per mettere in moto l'economia, creare posti di lavoro, seppur per un periodo provvisorio, ma questo ci fa riflettere che se si punta tanto su questo i posti di lavoro possono diventare stabili, quindi siamo molto contenti che è stata scelta Napoli, evidentemente siamo credibili e capaci per questi eventi.